Sindaco Bruno, da questa mattina finalmente pedaliamo. Ah sì, è un servizio nuovo. Bike to work e bike to school, cioè la possibilità che l'amministrazione comunale dà a coloro che utilizzano la bicicletta per andare a scuola, a lavoro e ricevere addirittura un contributo economico per incentivare l'uso della bici, ora anche il bike sharing. Fantastico il fatto che per la prima ora, per un'ora il servizio è gratis, ci si può spostare tranquillamente da Fertiglia alla Pietraia, allo Scalo Tarantiello, alla Mercede, in Piazza Sulis per utilizzare anche per le semplici commissioni la bicicletta. Uno strumento alternativo che tra l'altro è previsto anche con l'estensione delle piste ciclabili nel nuovo piano urbano del traffico predisposto dall'amministrazione comunale ed è un servizio in linea all'altezza delle grandi città europee. Per cui invitiamo a utilizzarlo, c'è la possibilità di fare in modo che queste 40 biciclette messe a disposizione diventino uno strumento normale per vivere la città. Le giro una domanda che mi hanno fatto proprio mentre arrivavamo qui. Il Comune ha in mente di predisporre qualche servizio antivandalismo? Ma intanto c'è un servizio tecnico che in tutta la giornata mantiene costante la vigilanza. Vengono spostate le biciclette, vengono mantenute le biciclette stesse e soprattutto c'è un occhio tutto il giorno sulle 5 stazioni. Si cercherà naturalmente di fare in modo attraverso l'app, che comunque garantisce anche un controllo sulle biciclette stesse, di fare in modo che non ci siano episodi di vandalismo. Troveremo poi tutte le soluzioni che servono, però ci sembra di poter dire che il servizio tecnico che è a disposizione in tutta la giornata, in tutte le giornate, sia già un sufficiente deterrente. Siamo qui con Gianluca Pin, responsabile commerciale di Bici in Città. Una bellissima idea di bike sharing, soprattutto per quanto riguarda le persone che usano la bicicletta sotto l'ora di tempo. Esatto, lo faranno e lo faranno in forma gratuita, ovvero comprando un abbonamento al prezzo di 30 euro più i primi 5 di ricarica, questo è importante dirlo, avrà un abbonamento che gli consentirà di prendere la bici tutte le volte che vorranno e se ogni corsa sarà di durata inferiore ai 60 minuti sarà compreso in questo abbonamento, quindi gratuita. Questo è un progetto di mobilità integrata con gli sforzi fatti dalla cittadinanza per la mobilità ciclabile, ma è un servizio vero e proprio a disposizione non soltanto degli algheresi ma anche e soprattutto dei turisti. I turisti potranno avere gli abbonamenti di breve durata, quindi non soltanto l'annuale ma anche il giornaliero, due giorni, il settimanale, potranno acquistare l'abbonamento presso la rete vendita, quindi usare fin da subito la bicicletta, o addirittura per i turisti più smart potranno scaricare la nostra app Bici in Città e potranno prendere la bicicletta direttamente con lo smartphone, iscrizione rapida con carta di credito, dopodiché possono pedalare in tutta serenità. Si parte con 40 biciclette, 5 stazioni, ma abbiamo sentito anche prima, è un servizio che anche nel breve tempo potrebbe raggiungere quasi tutti i punti del territorio algherese, quindi anche le borgate. Questa prima fase è molto importante perché queste sono veramente le prime 5 stazioni, una città come Alghero può ambire ad avere il doppio, il triplo delle stazioni e vediamo laddove c'è capillarità il servizio migliora, quindi siamo certi che l'amministrazione guardi con grande interesse questo momento, il nostro compito è quello di fornire un servizio adeguato in modo che tutti coloro che frequentano la città potranno richiedere nuove postazioni, nuovo servizio e quindi ci auguriamo che nel breve termine si arricchisca, che diventi davvero ancora più strutturato. Quindi a questo punto non ci resta altro da fare che pedalare. Pedaliamo gente, pedaliamo.